Fiorentina-Foggia, il calcio si riconcilia con il pubblico sotto ogni angolazione. Ben giocata da entrambe le squadre, corrette e tecnicamente apprezzabili, con i pugliesi più fragili sul centrocampo, ma non disavveduti tecnicamente. 5 gol in tutto per lo spettacolo, questa è la partita. Mentre vedremo i gol, vedremo appunto della partita eccezionalmente matura di Antognoni. Ed ecco i gol, 2 nel primo tempo, Rossinelli, incomincia appunto Rossinelli, poi il pareggio di Ripa. Nella ripresa segnerà Antognoni su punizione, l'autorete di Scala su tiro di Zuccheri, la quarta rete viola prima della fine di Casarza. La Fiorentina ha dilagato, almeno 35 i tiri a rete, con un Memo protagonista di numerosi salvataggi e altre volte graziato da errori di precisione. Quasi tutte le azioni portano la firma di Antognoni, nella impostazione o nell'ultimo passaggio o nel tiro a rete. Il centrocampista ha giocato a tutto campo e per tutti i 90 minuti con raziocinio, con precisione, con determinazione, e con lui ha girato tutta la squadra, da Rossinelli a Zuccheri, da Gola a Caso. Una Fiorentina cresciuta, insomma, perché il Foggia, anche se largamente perdente, alla fine, tatticamente e tecnicamente, ha impegnato gli avversari più di quanto non dica il risultato di 4-1.